marketing della EMI sarà dirigente anche in Italia. Probabilmente Giorgio ricorderà che i Radiohead nel 97 arrivarono anche in Italia con anche il concerto del primo maggio. Io? Delle a Palavobis a Milano, mi ricordo. Quindi, a parte il giro per i vari festival, comunque ci furono anche i primi grandi concerti anche nel nostro paese. Dicevamo, dopo Airbag, qual è la prossima canzone in scaletta, nonché nell'album? È Paranoid Android, che è anche il primo singolo estratto da OK Computer. Che cosa caratterizza questa canzone? A parte il video assolutamente surreale, no? Con queste animazioni, anche inquietanti se vogliamo, in certi frangenti, andremo a vedere proprio il video ufficiale. Anche la struttura stessa della canzone, una canzone di 6 minuti e mezzo. Di solito non si sceglie una canzone del genere come singolo di lancio, perché c'è tutto un insieme anche di regole all'interno delle radio, per cui il radio edit deve essere di 3 minuti, 4 minuti al massimo, e loro invece lanciano una canzone non solo di 6 minuti e mezzo, ma anche molto complessa. Si tratta di quasi di 3 canzoni in una, perché parte in 4/4, poi a un certo punto arriva a 7/4, e dopodiché c'è una terza parte completamente diversa dalle due precedenti. Addirittura si dice che la prima versione di Paranoid Android doveva durare 14 minuti, doveva avere una coda strumentale con l'organo di 10, una specie di Laila di Eric Clapton, però così, che si protrae per 14 minuti. In realtà questa sarà la versione definitiva. Possiamo dire che in questo modo i Radiohead guardano al futuro, ma al tempo stesso si rifanno chiaramente anche al passato. Allora, ci sono alcune definizioni molto simpatiche anche da parte della critica internazionale. C'è chi dice che Paranoid Android sembra Bohemian Rhapsody dei Queen fatta dai Pixies, no? Questo misto proprio di quindi rock dei Pixies e quella che invece la struttura, anche Bohemian Rhapsody era una canzone molto lunga, quindi lanciata quasi provocatoriamente in radio nel 75, con delle parti molto diverse una dall'altra. Quasi una suite. E poi ci sono degli echi anche del prog anni 70. Prima abbiamo parlato del crowd rock dei Can, perché Tago Mago era uno degli ascolti must della stagione per Tom York, ma per esempio anche i Van der Graaf Generator. Quindi ci sono degli echi non solo prog, ma anche un prog molto raffinato che butta verso il jazz. E anche King Crimson. King Crimson sono un altro gruppo cui addirittura parte della critica li accosta in Paranoid Android, quindi proprio per la struttura molto complessa. Ma ci sono anche altri ascolti, abbiamo sentito i Miles Davis, ma anche per esempio questo disco, Introducing di DJ Shadow. Quindi cominciano ad ascoltare anche musica elettronica di quel momento, perché comunque fino a quel momento la musica, il rock da classifica, anche il Britpop, non avevano questa caratterizzazione che andavano a sfociare nell'elettronica. In questo caso, insomma, siamo proprio agli inizi, quindi con Beck e poi in Inghilterra con i Radiohead. Quindi queste sono varie frasi, no, estratte dalle interviste, no? It's a music fans album. E poi, ecco, parlavamo della conquista dell'America. A YouTube, qui erano stati all'inizio un po' accostati da parte della critica, si può dire, ad esempio, che Joshua Tree, uscito 10 anni prima, era stato quello che aveva fatto conquistare l'America, no? Che aveva avuto un grande successo. Però, ecco, nel loro caso, nel caso di YouTube, era il 5º album, in questo caso siamo al 3º, quindi anche con uno sviluppo molto più repentino per quella che è la struttura anche della musica. Dopodiché un altro disco, qui molti critici accostano che il computer è la carriera proprio dei Radiohead, sono i Talk Talk. Questo è il 3º album, The Color of Spring, che uscì nel 1986. Ancora di più c'è un parallelismo tra Kid A, che è il disco successivo dei Radiohead, e il successivo dei Radiohead, che è appunto Kid A, e Spirit of Eden, dei Talk Talk. Per quale motivo? Perché entrambi saranno consegnati a una Emmy incredula che non sa come effettivamente piazzare le canzoni nelle radio, perché non c'è un singolo di lancio, e anche perché come i Radiohead, da modesta band di guitar pop degli inizi, diventano una band importantissima negli anni 2000, loro erano nati come una band synth pop, un po' dei Duran Duran più sfigati, poi dopo sono diventati praticamente gli inventori del post rock. Quindi senza gli ultimi dischi di Talk Talk non avremmo avuto i Mogwai e tante band che sono arrivate dopo. Queste sono invece delle cose che sono comparse su Instagram in questi giorni, perché pare che oltre a noi anche altre abbiano intenzione di celebrare i 20 anni di OK Computer. Ci sono queste immagini nelle principali città, questa è ad Amsterdam, dopodiché vedete anche a Londra,
e comunque anche in altre grandi città hanno trovato appunto, sono delle frasi che sono state estrapolate da Fitter Happier, che è una delle canzoni che non andremo ad ascoltare questa sera. Invece andiamo ad ascoltarci e a vedere soprattutto il video di Paranoid Android, quindi questa provocazione di 6 minuti e mezzo lanciata come primo singolo, con questo video che all'inizio MTV non sa nemmeno se far vedere o no, prima di tutto perché è lungo e poi anche perché ha delle parti che, se vi ricorderete, che nel 97 noi guardiamo il video un po' su MTV, un po' su TMC2, in alcune parti era anche censurato. Sì. Paranoid Android, quindi la quarta canzone di questo audio forum dedicato a OK Computer.